E ne volete sentire un'altra? No, 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 visto che tiro il giornale, mi vuoi leggere il momento l'oroscopo? Sì, sì, leggete pure il mio! Ma perché dicetemi la verità? Voi credete all'oroscopo? Ma perché tu non ci credi? Gennaro, quello ci indovina sempre. Ma Olimmo fornio, no? Ma tu scherzi? Io se non leggo l'oroscopo non so come regolarmi. Io senza l'oroscopo non mi so neanche organizzare la giornata. Però ma non esageriamo, eh? Non siate scettico, su, leggete il mio! Sono vergine. Ah, sì? Leggi, leggi, non vuoi spiritosi, ah? E non vi preoccupate, signorina Torchietti, perché prima o poi l'occasione capita a tutte. Dunque. Vergine, giornata fortunata in amore. Un gradito ritorno di fiamma. Speriamo. Pronto? Pronto? Pronto, Federico? Oh, come va? Sì, 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 veramente. Oh, ma come sono contenta. Sì, Federico, sì, va bene, Federico, va bene. Signora Torchietto, ma non vi sentite bene? Non ci posso credere! L'oroscopo aveva ragione, era il mio compagno di classe! Oh! E il mio primo amore ha organizzato una festa con tutti i compagni di classe, mi vuole rivedere! Quello mi pensa ancora! E andate! Certo che ci vado, però prima devo andare dall'estetista, dal parrucchiere, dalla manicurista, dalla pediculista, non ce la farà capo! Ma voi ci pensate, non la posso perdere sta occasione, non la posso perdere sta occasione! State buone, me ne vaga, arrivederci, arrivederci! Hai visto, Jenna? E mo leggi il mio, sono curiosa di sapere che dice! Di che segno sei? Io sono gemelli! Dunque, gemella hai detto? Dunque, gemelle, 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 eccolo qua, eccolo qua. Dunque, un vostro desiderio sarà esaudito. Presto una persona si metterà in contatto con voi. Aspetta, aspetta, può essere un ritorno di fiamma pure per me, qua non si sa mai. Pronto? Ui, Carla, come stai? No, io bene, tutto bene, e te? Ah, ma che cosa? Ma veramente? No, non mi dire, Carla! Io avevo perso tutte le speranze di ritrovarlo! Ma tu guarda che bello! Vabbè, ci sentiamo, ti chiamo! Ciao, 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 ciao! E tu non ci credevi! Oh, ma che trovate il primo amore pure tu! Ma quale primo amore? Ho ritrovato l'anello d'oro di mia mamma che pensavo di aver perso per sempre! Invece la mia parrucchiera, Carla, me l'ha ritrovato! Che bello! Proprio come diceva l'oroscopo, hai visto? Ma, incredibile! Gennà, per curiosità, leggi pure il tuo oroscopo, scusa! E chi lo conosce? Io non so nemmeno se ne mi vuole. Non sai di che segno sei? Ma perché l'ha già sapevo forza? Ma fu suo segno e zona. E vabbè, te lo dico io. Dimmi quando sei nato. Ma perché voi sapevi fatto mio? E non c'è bisogno che mi dici l'anno. Basta che mi dici il mese e il giorno. Non lo sa già che sei nato secolo passato. E sei tappato. E sei un'ariete. E che guai l'ariete? Comunque fa una cosa. Leggi, leggi. Vediamo che dice. Oi, noi ariete. Dunque, ariete, lavoro, lavoro. Dunque, da domani non sarete più disoccupate. Voi, hai la prima fossare. Ma può essere mai che all'età mi chiamano a fatica? E perché non può essere, scusa? Ma non dire sciocchezze. Pronto? Sì, sono chi, Peppi? Che cosa? Divano a mattina. A che ora? Io? Oh, mamma mia, io non ci posso credere. Chi era? Ma come si può fare? Sono 30 anni che sono scritto in tale strada, sono occupato, ma mai chiamato nessuno. Ma non bene chi si me la chiama proprio a me. Ma proprio a me mi hanno chiamato. Ma chi ti ha chiamato? È un amico mio d'infanzia. Padrone a qualcuno e fiducia in due magazzini suoi, qualcuno che fa di la mattina sì. E chi mi ha chiamato proprio a me? E mo ci credi nell'oroscopo, eh? Certo. E combinazione mo so più di uno. E leggiamo, leggiamo, via. E che leggiamo? L'oroscopo di mio marito. E che segno è? E che può essere? Scorpione. Dunque, scorpione. Ecco qua, va, siete casi. Attenzione, oggi il telefono vi è nemico. Non rispondete per nessun motivo. Soprattutto cercate di non rimanere soli. Vi può succedere di tutto. Mamma mia, ma che facciamo? Che da gente.
cercherò di restare pure io qua insieme a te, io faccio compagnia e cercheremo di non lasciarlo mai solo. Sì, però non ci dobbiamo dire niente, perché quello non ci crede a ste cose e non si farebbe proteggere. Io non ci riesco niente. Noi facciamo tutto con discrezione. Ecco. Buongiorno, c'è una... Buongiorno. Mamma mia, che bocca, c'è una... Mamma mia, ci voglio proprio. Non lo dobbiamo lasciare un minuto solo, è pericoloso. Lucia, che bocca, c'è una... Mamma, sottano poco. Mamma mia, è già sto guaiato qua. Ti sei fatto molto male, amore? Hai fatto un po' di spese, eh? Ah, le boss, dopo ti spiego. Mamma fa male un ginocchio, ci voglio mettere un po' di pomata. Sempre questi medicinali. Ma mettici un po' di aloe. Io quella uso, è una cosa naturale, non fa male, funziona e mi trovo molto bene. Dunque, per il resto, la giornata com'è andata? Ci fatto una figuraccia col cavaliere canta Napoli. Ci ho portato un cantante che mentre cantava si scutava le parole, ecco figo. E perché l'hai presentato? E non lo so, io sono buono i cori e non so ci dicere che no. E va buone, ah, non ci pensare. Ti tolgo le scarpe e vado a prendere le pantofole, che dici? Ma lei, oggi è la giornata della cortesia. Caro Valentino, cosa vuoi mangiare oggi? Oggi mi vorrei mantenere leggero. Volessi mangiare una frasella con pomodoro, sale e olio. Una cosa che mi posso preparare pure io. Non c'è bisogno che me la prepari tu. Luci, oggi ti vedo troppo premuloso. Ma ti senti a bocca? Sto benissimo. Solo che oggi è la giornata della cortesia e io ho deciso di fare un fioretto. Ah, vabbè. E mo permettete un momento, un attimo nel bagno. Vengo con te. Ma non io per fortuna ce la faccio ancora da su. Allora vengo io? Sì, sì, siamo tutti e tre in tuo bagno. Voglio visto stamattina non vuoi che buco. Datemi una regola. Luci, ma tu così lo fai in sospetti? Ma poi come sei venuto in capi, dici, con quelli va a comandare pure in tuo gabinetto? E arriva buco, io sono gomma. Bisogna stare attenti. Non lo trovo, dove sta? Ma capezzi? Cos'è che non trovi, amore? Il rotolo di carta igienica! Sta sopra la mensoletta! Sempre stamani di cambiare posta le cose! Ehi, e ricordati, che per l'oroscopo il telefono è nemico! Pronto? Sì! No, 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 il signor Aldo non c'è! Ah, che cosa? Se rispondeva a lui vinceva 1.000 euro! E chi ci crede? Un fasciolami! Arrivederci, ma vedi un po', vedi un po'. Chi era al telefono? Qualche cretino che teneva voglia di scherzare. Figurati, sai che ha detto che se invece rispondevi io, rispondevi tu personalmente al telefono, vincevi 1.000 euro, figurati. Che la gente che te ne ha la capa frisca. Non fa rispondere, non fa rispondere, non rispondere, non rispondere, non rispondere. Siete, ma posso fare di dare scemo, arrivi! Pronto? Poi dico sì, no niente, è una cosa in famiglia. Dimmi, hanno parlato di me per televisione. Gesù, che cazzo fa? Ah, era un programma quiz. Ah, e che si rispondevi per telefono avesse vinto 1.000 euro. Allora, com'è? Ma boh, state buoni, Nico. Chi ha risposto il telefono? Chi è stato? Io? Ma chi se l'aspettava che era vero? Non si aspetta mai che una cosa che sia vera. E perché non mi avete chiamato? E perché non mi avete fatto rispondere a me al telefono? Ma che stai un'altra? Ma che sta succedendo? Tu che mi volevi prendere le pantofole, chi se che hanno poco mi va, sapeva e mi abbracciavo, tu che mi volevi accompagnare nel bagno. Ma voglio, ma lo sentite buono? Aldo, io non ci credevo. È stata lei che mi ha convinta. Ma convintevi? Ora ti spiego. Gennaro ha letto il suo oroscopo e l'oroscopo diceva che avrebbe trovato lavoro. E veramente l'ha trovato! Oh, veramente? Sì, poi abbiamo letto quello della Torchetti che diceva che avrebbe avuto un ritorno di fiamma. Si è appiccicato al chietto. No, signore, è tornato prima innamorato. A me diceva che avrei avuto una buona notizia e ho ritrovato infatti l'anello di mamma. Poi abbiamo letto il tuo oroscopo che diceva che il telefono sarebbe stato il tuo nemico numero uno. Ed è per questo che non ti volevamo far rispondere, che ti credi? Ma perché non mi facete i fatti vostri? Ma perché avete letto l'oroscopo mio? Ma poi dove l'avete letto questo oroscopo? Qua dentro sta scritto tutto, ci sta il tuo segno, Scorpione. E che dice che il telefono è il tuo primo nemico. Scorpione?
Io so Capricorno, voi avete preso un granchio. Ma non ci capite, sei Scorpione, Capricorno. Mamma mia, è colpa mia, ma come ci fatta? Mi sono imbrogliato, come ci fatta a dire che sei Scorpione? È che le forze pensano a essere venuto naturale lo Scorpione. A me Scorpione, fosse bella tu. Ma dammi sul giornale, fammi avere i cavi da lei. Ecco qua, andiamo a bere, eh? Ecco qua, Capricorno. Attenzione, oggi è una giornata molto calda. Potrebbe nascere una discussione e finire in una rissa, dove il vostro migliore amico, potrebbe finire all'ospedale. Hai capito, cioè no? Calma, calma, Aldo, non gli hai pressa. Perché Aldo, poi gli hai pressa, facete i figli con Aldo. I figli con Aldo? E mira che non era una gatta, era essere una ciocca. Poi, che l'ha così dicevo lui? Il proverbio dice, a gatta per gli hai pressa, facete i figli ciacate, no con Aldo, ciacate. E la mamma deve essere ciacata, perché se ti aveva visto pure, ti aveva pigliato pesano e ti aveva intentato un mese. Calma, calma, Aldo, così ti fai una cosa. Io mo, se credessi all'oroscopo, secondo l'oroscopo, io mo ti avessi mandato all'ospedale, capito o no? Hai capito? Che namaro l'hai pigliato sto giornale? L'ha trovato in portinaria in mezzo all'altro giornale. In mezzo ai giornali miei! E non te ne sei accorto che sto giornale è vecchio di 2 anni. Ma secondo l'oroscopo, mi deve essere andato all'ospedale 2 anni fa. E vabbè, pazienza! Vuol dire che portano poco in ritardo e ti mandano all'ospedale! No! Guardate! Ah, ci siamo sfugati!